La natura ci parla attraverso le sue forme e i suoi colori e ci narra l'immensità dell'universo di cui l'uomo fa parte. Nel riflettere i nostri stati d'animo, palesa la fonte unica dalla quale tutto deriva e l'indissolubile legame che lei ci unisce. Dove c'è la luce deve esserci l'ombra e dove c'è l'ombra deve esserci luce. Non esiste ombra senza luce, né luce senza ombra. Da ogni minuscolo germoglio nasce un albero con molte fronde. Ogni fortezza si erige con la posa della prima pietra. Ogni viaggio comincia con un solo passo. Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. La natura di Dio è un cerchio il cui centro è ovunque e la cui circonferenza non è da nessuna parte. Questo è amore, volare verso un cielo segreto, far cadere 100 veli in ogni momento. Il primo requisito per l'immortalità è la morte. Il cane è l'unico animale che ha visto il suo Dio. Non si può dire al sole meno sole e alla pioggia meno pioggia. L'aria lassù tra le nuvole è molto pura e fine, frizzante e deliziosa. E perché non dovrebbe esserlo? È la stessa che respirano gli angeli. Dopo aver scalato una grande collina, si realizza che vi sono molte più colline da scalare. È l'infinito che ci attrae, come la nebbia, che rende le cose meravigliose. Nei giorni di nebbia puoi smettere per un attimo di guardare, puoi respirare ed ascoltare. Chiudi gli occhi e concentrati sulle tue sensazioni. Perché anche un giorno di nebbia non è per caso. La pioggia è vita. La pioggia è la discesa del cielo sulla terra. Senza la pioggia non ci potrebbe essere la vita. Orsù, figlioli dolcissimi, correte questo palio e fate che solo uno sia quello che l'ha. L'artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo, dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di paesaggio, da una tela di ragno. La mano di Dio è radicata sulla terra, come sul capo di ogni essere umano. Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Non è saggio un uomo perché parla molto, ma quando è paziente, pacifico, intrepido, allora lo si chiama saggio. Rendi il tuo spirito simile al vento che passa su tutte le cose, senza attaccarsi a nessuna di esse. La terra produce il grano, ma l'uomo produce il sogno del grano ed è il sogno che consente il realizzarsi delle cose. Che ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni e li conduca alla realtà. A forza di salire scale, si arriva in cielo. Fotografia. Foto-grafia significa scrivere con la luce. Nevicata. La metamorfosi del mondo avviene in silenzio. È tutta colpa della luna. Quando si avvicina troppo la terra, fa impazzire tutti. Questo è un altro aspetto rasserenante della natura. La sua immensa bellezza è lì per tutti,
nessuno può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto. La parola è la luce dell'umanità e la luce è la parola della natura. La strada dei giusti è come la luce dell'alba che aumenta lo splendore fino al meriggio. Quando ammiro la meraviglia di un tramonto o la bellezza del sole, la mia anima si espande in adorazione del Creatore. Il sensibile è solo un riflesso dell'intellegibile. I fenomeni della natura hanno tutti un valore simbolico, in quanto esprimono qualche cosa dei principi d'onde dipendono, di cui sono le conseguenze più o meno lontane. La luce della neve spegne in noi tutta l'umana ingordigia.